pomeriggio sempre da Bijou, ma in realtà io sto continuando a registrare sempre nella stessa giornata. Voi lo vedrete in un'altra giornata ed è il video delle meravigliose robine che ci sono all'interno del pacco che mi ha donato Federica, che ringrazio e vi metto sempre l'indicazione della sua pagina Instagram qui su, così da andarla a dare un'occhiata. Dunque, abbiamo questi cabochon, richiami, ah, in vetro, infatti sono pesantini, si vedeva. Questo è materiale creativo da utilizzare al meglio. Abbiamo, ah sì, questi sono tipo borchette, però sono delle perline, insomma, hanno il foro per poterle insomma infilare. Dopo abbiamo tutti questi bei cabochon. Wow, ah, di questi facevano tutte lo stampo di questi. Vedete, anche di questi qua, volendo, si può fare. Sì, c'era molto in giro di questi stampi qua. Figo. E poi chiaramente si possono utilizzare. Io mo per fare veloce li metto così alla ben meglio e poi me li sistemo con comodo, ovvio. Poi ci abbiamo questi per portachiavi, poi ci abbiamo questi cabochon cameo e poi ci abbiamo un misto di charm. Ah, questo è un moschettone proprio carino. Beh, la forma di cuore, qui c'è un po' di charmini, Tour Eiffel, ballerina, questi qui, la chiave di violino, figo, veramente tutto veramente magico, mi sento in una favola, veramente, mentre sono imbambolata da questi fantastici materiali, catene in alluminio miste, le vedo già. Queste invece sono di rame e di bronzo. Poi abbiamo alluminio dorato, alluminio argentato, altre catene, nera, bronzo, scuro e a pallini. Tutto meraviglioso. Faccio subito così per andare più veloce avanti. Come il sistema, ovvio, ma tanto io, a me piace il casino, mi piace proprio, come ho detto in altre circostanze, quindi mi dà gioia, mi dà allegria, insomma. Allora, continuo con i materiali creativi. Ah, che carini questi sono veramente un evergreen, sempre, anche negli anni 90 c'erano. Questi sono gli orecchini, cioè le monachelle. Chiodini, non apro la busta perché a sto punto potete dedurre, ci sono dei chiodini, dei bales in bronzo, oro e argentato. Poi abbiamo diversi, io le sue creazioni le voglio uscire per ultime perché devono essere degne della giusta attenzione. Abbiamo glitter, stelline, abbiamo tutti questi, in legno, il gufetto carino, l'alberello, la chiave, ah, che carina, ci faccio lo stampo di questo qua, ma è leggermente diversa, e vabbè, è chiaro, ci sono tanti tipi di oggettini nel mondo, a voglia, ah, vedi, c'è la stella del ghiaccio, l'alberello, tutti di legno, volendo lo stampo si può fare, non è che... Ah, ci sono altri stampini, come ad esempio il nostro amico Yu Fantasmino, questi fiorellini qua. Ah, l'altra parte di cuore che l'abbiamo vista nel video numero 1. Poi abbiamo questa grossa catena per portachiavi, ci sta, glitter. Poi abbiamo, prendo così a caso, vediamo subito. Questi pezzettini di legno, ah, questi sono per farci un quadretto, perché alla fine uniti tra di loro quadretto formano. Poi
Poi abbiamo questa catena, sempre in alluminio dorato. Poi c'è un altro Pokémon che non mi viene, ovviamente. Poi ci sono questi fantastici charm, perline in plastica. Ah, questi sono i confetti a forma di uovo, Pasquale, decorazione Pasquale. Poi ci abbiamo sempre questi legnetti, io veramente rimango estasiata. Ogni cosa che tiro fuori è stupenda. Guarda, grazie Federica, veramente grazie. In questi video saranno sempre pochi per me, perché veramente il cabochon in vetro, altri, catena, sempre in alluminio, tre tipi di catene ci sono, anche di più. Poi abbiamo, guardate che bellini, bustine di glitter. Bustine di glitter, e poi ci sono altri confetti che sono questi, che carini, il coniglietto e sì, con l'uovo. Ah, poi ci sono questi qui che sono gli zuccherini. Bene, vado avanti spostando questi qui e vi mostro le altre cosine. No, veramente non ho parole, infatti mi sembra un sogno, veramente, non mi sembra realtà, mi sembra di vivere un sogno e che mi è capitata questa avventura, diciamo, nei miei sogni, ed eccola qui nella realtà invece. Guardate, l'avventura nei materiali creativi, che bei glitter. Poi abbiamo un altro stampino, che carina, la gabbia toracica, bella, realistica, molto carina. Cos'è che non è carino qua dentro? Qui abbiamo, questo è un beige, no, uno shaker, vediamo un attimo, shaker gattino. Poi abbiamo queste perline di legno, le due ali, sì, questo è famosissimo, all'inizio ci mettevano tutte quante a realizzare. Questo è qualche articolo sfuso, perché chiaramente col corriere che ti sbatte di qua e di là è normale trovare. Dunque abbiamo anche carine di legno per portachiavi, cuore albero della vita. Dopo ci sono vari ecco qua un altro, che carino. Ah, lì l'ha fatto praticamente. Questo è di legno ed è bombato sul lato per renderlo lucido. Ah, ecco, sì, è proprio stato comprato così. Però volendo, effettivamente, per renderlo lucido il legno, basta farci una colatina di UV e si rende bombato. Guardate questi, carini, le palline di polistirolo. Poi ci sono di tutto e di più ancora. Ah, che bello, il corallo. Ah, è una formina diversa rispetto a quella che ho, ma forse purtroppo, vedi il corriere? Questi sono i regali dei corrieri, che comunque durante il trasporto, vedi, si può verificare purtroppo. Pazienza, dai, vedrò di incollarlo, tutto il più. Abbiamo questi uccellini, perché questi sono materiali plexiglass, è facile che, come il vetro, insomma, è facile che si possano rompere. Questi glitter. Pazienza, poi vedremo. Ah, queste sono le pellicole per, sì, capito, per gli shaker. Per gli shaker, guardate qua, carino. Questo è molto bellino. Poi c'è, eccolo qua, sono delle cane. Vabbè, se sentite i rumori è normale, ma a me che mi cade la roba a terra. Certo, siamo già a 9 minuti, mi sa che faremo una terza parte. Sì, mi sa di sì. Chi è questo qui? Ah, lo stampo del cristallo, sì. Adesso, allora, vediamo cosa vi mostro qualcos'altro e dopo stopperò, sì. Dovrò stoppare, perché poi sono già 9 minuti. Magari vi faccio vedere il resto in un prossimo video. Guardate qui. Dunque abbiamo le chiavi, poi abbiamo dei glitter, sembrano iridescenti neri. Poi
Poi c'è, ah, meno male, lui è salvo, vedete? Ah, perché in resina, sì, certo. Bene, abbiamo queste lune, figo. Ah, caspita, c'è il unicorno. Ah, bello, la conchiglia. Che belli. Veramente belli. Grazie mille, guarda. Ecco, questo lui era già aperto, proprio per farcelo vedere meglio. Oh, che bellini. Sono in... Li ha fatti lei sicuramente, perché sono in fimo. Carini, il macaron. Ah, il fiocchetto. Bello, il cuore pixelato. Luna, il cuore e l'altro cuore. Poi c'è... Cordino della fantastica ditta Muff, questa fa di tutto e di più, veramente tanta roba vendono questi della Muff. Li metto qui giù così vediamo, velocizzo le operazioni. No, allora poi ci stanno. Ah, vedi, si era proprio aperto, perché c'è l'altro cuore pixelato, l'ala, poi c'è la scritta Love. Spille, poi abbiamo glitter, poi abbiamo questo delle gemmine, stampino gemmine, poi c'è questo sacchettino con altre formelle per poter fare sempre gli stampi volendo. Wow, che belli questi glitter, veramente belli. Ah, della Mariano Hobby, è una marca conosciuta, figata. Mi manca questa addirittura in tutto quel kit enorme di glitter che ho comprato su Amazon. Che vi ho fatto vedere, senza un po' di questo mi manca, figo. Allora, poi abbiamo questo, poi abbiamo altri zuccherini e abbiamo una bella capoccia di alieno. Dopodiché ho altre catene. Altre catene, un'altra ala che è quella lì, la gemella sorella di quell'altra. Ah, questo per il gessetto delle cresime. Ecco, altre catene di alluminio, sempre utili, collane, tutto. Poi abbiamo una bella tour Eiffel. Ah, carini, questi di zoom zoom, qualcosa del genere. Niente, siamo a 12 minuti e 36. Io a questo punto per oggi direi di stoppare anche la seconda parte di questo video e niente, vi rimando alla terza parte, suspense, così dovete aspettare un giorno per vedere le altre robine carine. Ciao ciao, al prossimo.